is it! Bene, eccoci ritrovati, bentornati sul canale PG Esports. Torniamo al Caster Desk, Eddie Noise, Moonboy, pronti per un'ennesima Best of 5 e chissà cosa ci attenderà. Beh, qualche assaggio l'abbiamo già avuto ieri del il ritorno dei nostri poteri. Stiamo tornando verso quei 5 game belli succosi. E dal momento che ancora una volta i nostri colleghi arrivano 3-0 secco, LGD si portano a casa il punto e l'avanzamento, quindi ai gruppi, dove hanno tra l'altro già il gruppo assicurato, perché hanno il gruppo C, unico gruppo disponibile, dal momento che negli altri tre c'è già un team cinese per gruppo. Quindi abbiamo già la certezza di quale sarà il gruppo C della fase gruppi, ma comunque dopo vedo questa best of 5... Vedo un po' di Cina in questo group stage. Eh beh, è un team per gruppo, sì, dal momento che 4 seed e tutti e 4 sono arrivati, a differenza dell'altra regione che ha portato 4 seed, che non nomineremo. Dopo questa best of 5 comunque ci sarà anche l'estrazione, per vedere dove andranno anche le altre squadre che hanno raggiunto il group stage. Sappiamo che abbiamo già Team Liquid e i PSG Talon che stanno aspettando. E adesso il vincitore di questa best of 5, Supermassive contro Unicorns of Love. Già, abbiamo lasciato i Supermassive ieri vittoriosi contro purtroppo i Mad Lions, una sconfitta che ha un po' fatto male effettivamente vedere uscire così i leoni dall'Europa, però adesso si ripresentano ancora una volta i Parapara Supermassive. È così divertente dire Parapara, non so perché è anche sbagliato, è Papara, è meglio è Parapara, i fratelli Parapara. Oh, lo so, ma Papara, vabbè, ok, preciso. Color caster i TSL. Il primo seed del Nord America. No, però scherzi a parte, però Supermassive molto molto concreti nella giornata di ieri, hanno avuto delle performance incredibili, ineccepibili, a partire dalla corsia superiore, così come anche però lo stesso Cacao dalla corsia della giungla. Già. E Zaytrot ovviamente come carry. Già, abbiamo avuto veramente una gran bella serie, molto combattuta. Mad Lions hanno cercato fino all'ultimo un po' di liberarsi della pressione avversaria, ma come è stato sottolineato, Armut è stato una vera furia. Cacao ha riportato la gloria nel pick di Lilia, che per adesso in questi play-in era stato abbastanza tormentato e abbandonato. E poi, infine, nel quinto game, con sì, magari delle leggere problematiche a livello di draft, i Mad Lions non hanno avuto abbastanza colpi da sparare per abbattere la enorme frontline che i Supermassive avevano preparato dalla loro. In generale, questa è una squadra che ci ha dimostrato nella serie di ieri come mai merita di essere adesso a quest'ultimo scontro, una serie dall'ingresso al group stage. Dall'altro lato, Unicorns of Love arrivano qua con un leggero amaro in bocca, perché pur sempre dobbiamo ricordare che loro sono arrivati a questo secondo posto all'interno del loro gruppo dopo aver perso un ultimo spareggio proprio contro i PSG Talon. Questa è una posizione in cui gli Unicorns of Love di Shippy si sono già trovati diverse volte, a un passo dal qualificarsi finalmente alla fase a gruppi, dal trovare quell'ingresso che tanto stanno cercando da così tanto tempo per andare a confrontarsi con i migliori team al mondo. E basta tornare indietro di un anno con la memoria per rivedere ancora una volta quegli Unicorns of Love, giocarsela contro gli Splice al tempo dall'LEC e perdere per 3-2, un'amara sconfitta che lascia ancora una volta gli unicorni appena fuori dal loro sogno. Ma questa volta arrivano in questo scontro, si potrebbe dire anche da favoriti, perché appunto ci arrivano con il seed più alto, hanno avuto l'opportunità di vedere i loro avversari giocare nella giornata di ieri, di assorbire quindi un po' di nozioni e consapevolezza e di potersi adattare, si spera, anche un po' meglio di quello che hanno fatto invece i Mad Lions. Detto questo, però, abbiamo visto brevemente tutti quanti gli highlights della giornata di ieri tra la Best of 5 dei Mad Lions e dei Supermassive. C'è da dire che gli ultimi highlights, inerenti ovviamente all'ultima partita da parte dei Supermassive, hanno mostrato, da parte anche di Armut soprattutto, ma così come anche di Bolulu e di tutta la composizione, un'incredibile sinergia e anche un certo grado elevato, anche oserei dire, di aggressione. Non mi aspetto di rivedere quel Malphite, non tanto perché alla fine Malphite tra tutti è quello che forse era un pochino più sotto i riflettori per il punto e clicca e per la storia che riguarda Armut e il suo Malphite, ma non è lui ovviamente, non è stata lui la stella di quella partita. Cioè, nonostante però, io un ban comunque, io lo riserverei magari un game. Vediamo, perché sicuramente Armut ci ha dimostrato che ha molte frecce al suo arco, ha molte
possibilità da scatenare all'interno della draft, può ricoprire diversi ruoli, può essere il tank, può essere il carry, può essere la frontline, può essere l'assassino. Questo è un giocatore dalla grande versatilità e dalla grande capacità meccanica che ha saputo mettere in difficoltà il team europeo. E per l'appunto mi auguro in questa, già dalla draft della prima partita, di vedere qualcosa di interessante. Io, nonostante tutto, nonostante la performance, sono strategia del supermassivo, ho comunque dato gli Unicorns of Love nelle mie prediction. Non ricordo quali erano le prediction generali. Ho visto che c'era qualche supermassive. Mi sembra Cristo aveva dato supermassive. E chi altro? Io no. Tu no, ok, forse unicorn. Era l'Apo. Ho dato Unicorn, me lo credo. Sì, Unicorn, esatto. Un po' più che altro per la storia legata a Unicorns. Voglio vederli avanzare. È più una volontà. Più una volontà, più che una prediction. È quasi un voler distorcere con le prediction. Il mio cerco di, con i miei poteri di alimentare. Usi i tuoi poteri da caster per dare la forza a una squadra, senza neanche pensare al fatto che l'unico potere che casteranno è di gufare una squadra. Quindi. Damn it. E tra l'altro i supermassi vanno proprio come icona, un gufo, un rapace notturno, quindi insomma il potere della allora, squadra... allora l'Apo è stato a votare i supermassi. Allora sì, deve essere stato lui per forza. Andiamo avanti. Deve essere per forza stato lui. Però per appunto in questo scontro, nonostante alla fine i supermassi veri siano riusciti a trovarsi una interessante vittoria, penso che oggi avranno uno scontro un po' più complesso da affrontare, troveranno pane per i loro denti. La corsia superiore non è così malleabile come abbiamo visto da parte di Orome, purtroppo, per sotto certi in aspetti. Realtà, Orome la giornata di ieri ha fatto forse una delle migliori performance all'interno di questa chain. Ha avuto delle belle partite, il suo game di Mordekaiser era partito molto bene, però a volte sembrava che nonostante un po' il suo mettere il piede nella porta non bastasse per bloccare quell'avanzata. Nella corsia centrale abbiamo visto ieri Humanoid avere delle fantastiche performance in alcune partite e delle performance un pochino più traballanti in altre, ma a questo giro Noman si è dimostrato uno dei più consistenti giocatori e anche sorprendenti sotto certi aspetti degli Unicorns of Love, ma penso che la grande differenza arrivi già prima di analizzare un giocatore, una matchup o quant'altro, arriva proprio dalla draft, perché la draft degli Unicorns of Love è molto più flessibile, molto più creativa, ci sono molti campioni che adesso non saranno più un ban automatico, ma saranno combattuti, contesi fin dalle selezioni. Non mi aspetto di vedere un Cacao che questa volta, sia perché riesce a mettere le mani su campioni che gli vanno a genio senza che l'avversario possa facilmente contestarli, sia perché c'è meno necessità da parte degli Unicorns of Love di andare magari sempre su quel ban di Nidalee per toglierlo dalle mani dell'avversario, dal momento che Anansic stesso ha avuto una ottima partita con Nidalee proprio contro gli LGD, e in generale perché quel matchup della giungla è... mi aspetto un pochino più arduo adesso da affrontare per Cacao. Dal momento che Anansic, assieme ad Armut, probabilmente i due giocatori dei play-in che mi hanno un po' sorpreso di più, almeno per quanto riguarda le regioni emergenti. Sì, c'è da dire più che altro a livello proprio generico e generale, poi a livello di overall, che sicuramente questa best of five dovrebbe essere molto più combattuta. Questo perché purtroppo i Mad Lions sono arrivati non con tutte le carte in tavola, ecco, per questo play-in, per poter avanzare in questo bracket. Adesso hai una squadra contro, per quanto riguarda i Supermassive, come Unicorns, che hanno dimostrato invece di avere ben più di una carta da mostrare, anche qualche jolly soprattutto. Quindi su questo non ci sono dubbi, sarà una serie molto più combattuta. E anche a livello di Champion Pool ci saranno molte condivisioni, su questo bisognerà infatti mettere un pochino... i puntini su lei per quanto riguarda anche la draft, il side e soprattutto come vorranno impostare la draft, in particolare i Supermassi, perché dal canto mio penso che abbiano mostrato molto più di quello che era necessario magari mostrare, quindi gli Unicorn avranno avuto modo comunque di studiarli. No, abbiamo potuto chiaramente identificare un po' i loro punti di forza nella serie di ieri. Abbiamo avuto delle ottime performance da parte, come dicevamo, top giungla, Armut, Cacao, grandi performance nelle loro vittorie. Soprattutto abbiamo visto anche Snowflower avere delle fantastiche partite con i suoi support da engage. Ormai a questi mondiali, già da questi play-in, campioni come Leona, Alistar, Rakan stanno tenendo sempre più priorità, sempre più importanza. E molti di questi giocatori, molti di questi support ci stanno mostrando il perché. Tanto ancora una volta qui una presa visione di tutti i player concentrati per quello che è il primo match di questa best of five
E magari un primo match che potrebbe riservare qualche sorpresa, magari. Magari trovare qualche comp un pochino più artistica, creativa. La possibilità è senza dubbio quella, soprattutto quando si parla degli Unicorns, che per adesso sono stati il team con queste draft un pochino più particolari, un pochino più uniche. Abbiamo visto molte squadre tirare fuori campioni interessanti, abbiamo visto nella stessa prima serie di oggi quella partita da parte dei Legacy con Draven da Muramana, Sanguine Blade e avanzamento verso letalità e penetrazione armatura con contemporaneamente una pop in top lane da Death's Dance, Danza della Morte. Quindi sicuramente la creatività da quel punto di vista è condivisa, ma gli Unicorns hanno delle draft che dici ok, sì, è strano, è un po'. Vedi Draven, dici, sì, Draven è strano, però Draven è uno strano che un po' tutti potrebbero tirar fuori. Gli Unicorns si vanno a giocare Orianna botlane, Swain botlane, Maghi nella corsia inferiore, Flex su tutta la mappa, e dici, ok, questo è strano, ma è un po' più Unicorns. Non solo, ma è uno strano pericoloso, perché ci sono alcune stranezze che veramente ti viene a pensare, com'è che li fanno funzionare? E effettivamente li fanno funzionare, questo che li rende così pericolosi, perché il reale pericolo non dipende unicamente dal fatto che ti metto un mago da combattimento in bot, ok? Che tu non su in bot, non ci hai mai giocato così tante volte, magari anche pochissime volte sei riuscito a incontrare con uno Swain, quindi ti prendo un po' così in controtempo. No, è il fatto che sappiano farlo funzionare come pick, non è soltanto il mettere un'incognita, mettere un po' di caos, è il saperlo far funzionare che rende veramente pericoloso. No, ma siamo in draft ormai Unicorns of Love super massive, abbiamo già tre ban sparati da entrambi i lati, Azir, Ekarim, Ornn rimossi dalle mani dei super massive. Renekton, Orianna e Camille invece tolti alla disponibilità degli Unicorns of Love. Unicorns of Love che passano al loro primo pick, ancora ampia scelta, e quella Nidalee, come abbiamo sottolineato, sarà un pick molto conteso tra Nanasic e Kakao, e non essendo bannata viene immediatamente selezionata. Ottima selezione, come dicevo, Nanasic già ha avuto una fantastica performance contro gli LGD, ha dimostrato il valore di questo campione e perché questo campione è ancora di così alta priorità all'interno del torneo. E lo vai a rimuovere dalle mani di Kakao. Interessante quella scelta per Zednot dopo la giornata di ieri, riconferma ancora una volta quella Miss Fortune, riconfermano anche Lilia e adesso probabilmente potrebbero andare per Leona terzo? Immagino di sì, immagino quella sia la volontà. Mi sorprende un po' che non l'abbiano selezionata immediatamente, perché non c'era affatto fretta di prendere Lilia, gli avversari hanno già mostrato Nidalee da quel punto di vista, non rischiavi che te la togliessero. Leona invece potrebbe essere tranquillamente un pick che vediamo andare adesso nelle mani di Santas. Ma vediamo, perché gli Unicorns of Love, come detto, dalla loro, soprattutto su quella corsia inferiore, potrebbero avere degli assi nella manica da tirare fuori. Un Wukong? Vedremo se magari proveranno, come nella giornata di ieri, a far funzionare, come hanno fatto i Mad Lions, provare a far funzionare un Wukong Senna, oppure semplicemente adesso andare magari per il supporto a loro volta per andare poi a, non so, minare la Champion Pool altrui. Devo dire, io sono stato un... durante il cast di LCS ho sempre detto, perché non arriva questo Wukong? Perché dov'è Wukong? Perché nessuno sta giocando Wukong, quando Wukong era uno di quei campioni che stava spuntando sempre di più nel meta e nonostante ciò non vedeva la sua presenza. E adesso devo cambiare bandiera, perché basta Wukong, per favore. Un po' troppo. Wukong ha ancora un'altissima priorità in questi play-in. E sì, ci sono dei giocatori che lo stanno facendo sembrare un campione effettivamente forte e bilanciato, ma per il resto molte delle sue esecuzioni sono andate a vuoto. E purtroppo da quando ha ricevuto dei nerf in cambio di quello che era il suo posto prevalente nel meta, che fosse sulla corsia superiore o in botlane a fianco di quella Senna, non lo vedo più così efficiente, quindi lo vedo un po' come un leggero bait per adesso, ma vediamo se gli Unicorns mi sorprenderanno. Staremo a vedere. Intanto riconfermo Malphite per il buon Armut, ma come dicevo, per l'appunto, me l'aspettavo almeno in un primo game di una best of five cercare subito qualcosa di speziato, anche perché questo è uno di quei pick, al di là di Armut e la sua importanza eccetera, quello che poi ne deriva da una possibile vittoria. Perché allora a quel punto quel Malphite diventa forse un ban. Probabilmente. Già. Adesso è un... se la vinciamo potrebbe diventare un nuovo ban nella prossima partita. Se la perdiamo,
fatto, abbiamo provato. Già, ed è comunque un malfight che appunto vai ad affrontare un carry immobile in Twitch, una fonte di danno fisico, immagini dalla top lane con quel Wukong, dal momento che non lo vedo veramente come possibile flex, salvo lo voglia prendere Nomans in mid lane, ma la vedo come una cosa veramente strana. E quindi adesso devi dare a Nomans un campione ad alto DPS magico per contrastare invece le altissime fonti di armatura che arriveranno da quella malfight, e i Supermassive hanno tutto il modo di giocarci attorno, addirittura vanno a bannare Kassadin e Sylas, due campioni che potevano andare un po' a rompere l'uovo nel paniere. Kassadin ovviamente gioca molto bene, soprattutto quando si trova contro mid jungle, entrambi da danno magico, e vedendo la Lilia, sapendo che c'è una Miss Fortune che è molto danno fisico, ti immagini che Bolulu voglia mettere comunque un po' di DPS magico su quella corsia centrale, non vuoi lasciare una corsia così semplice. Sylas, l'abbiamo detto un po' anche ieri in quella draft, già tre supreme molto molto comode in questa prima rotazione, quindi avrebbe avuto un ottimo inserimento. C'è una cosa però interessante, perché hanno preferito prendere Malphite, e un po' come dicevi per Lilia, non so quanta priorità potevano metterci Universe of Love su un possibile ban di Malphite già adesso in questa prima partita. E questo però ha garantito il ban di Leona, quindi al fianco di Miss Fortune ci sarà una Leona, ci sarà un Rakan. È comunque un controllo, quel knock up, quell'entrata dell'eroe, l'entrata trionfale, potrebbe permettere comunque magari a Zetnot di poter trovare quel bullet time, ma sicuramente è una posizione meno comfort, possiamo dire, invece che con una Luna, con la lama dello Zenith, con la fiammata, che blocca per un bel periodo di tempo il nemico bersagliato. Sì, da quel punto di vista sì, è possibile. Sono abbastanza certo che fossimo arrivati nella seconda fase di ban con quel Malphite disponibile, sarebbero andati a bannarlo, dal momento che Armut appunto ci ha mostrato qual è la sua capacità con un campione del genere, e già dalle prime tre selezioni degli Unicorns of Love, che sono un pseudo assassino da danno magico, un hyper carry da danno fisico immobile e un top laner da danno fisico che non gioca benissimo contro matchup da danno invece magico, ma anche matchup resistente tankosi come Malphite, che invece raggruppa perfettamente quelle due identità. Malphite sarebbe stata un'ottima selezione, infatti mi piace da quel punto di vista la fretta anche un po' dei Supermassive di andare a selezionarlo. Si va a chiudere la draft della Universe of Love alla fine con Zoe, quindi quel danno della corsia centrale è arrivato, è magico, non sarà particolarmente efficace contro un Malphite, e Zoe dalla sua è anche un campione relativamente immobile. Hai il vantaggio con un campione come Zoe nel giocare contro Malphite, che spesso potresti trovare un flash e quindi avere quella summoner spell aggiuntiva per portarti fuori da un engage fulmineo, dal momento che quello è virtualmente l'unico modo che hai di evitare un Malphite che ti vola in testa, ti plana addosso, ti lancia per aria e permette il follow up della propria squadra. Però già guardando la composizione di Supermassive, l'engage è enorme, la Wombo combo è già scritta, è già preparata, e il game 1 della serie di ieri è iniziato nello stesso identico modo. Supermassive con una comp di grande conforto che possono caricare, tirare dritto, travolgere gli avversari. Devono premere R e nulla di più. Basta quello charm con la toccata e fuga di Rakan, l'entrata dell'eroe da parte di Galio, la suprema con la forza inarrestabile da parte di Malphite, hai già creato una quantità di knock-up e controlli per permettere poi a Miss Fortune di fare il massacro col bullet time. Dall'altro lato però non mi dispiace la comp dei Unicorns of Love, forse un pochino più incline anche al loro playstyle. Hai comunque Ananasic su un suo comfort con quella Nidalee, quindi dalla giungla sicuramente potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Kakao con quella Lilia, per quanto abbia avuto nella giornata di ieri delle performance fenomenali con quella Lilia. Twitch? Non so perché Twisted Fate sta venendo in mente. L'ho azzeccato subito. Dicevo, hai un Twitch che ha comunque una buona gittata, potrebbe in ogni caso trovare un buon positioning e aspettare magari di entrare nel vivo dell'azione nel momento in cui magari Armut ha bersagliato qualcun altro con la sua forza inarrestabile. Questo potrebbe permetterti, con una buona itemizzazione, di andare anche a sciogliere poi a un certo punto i tank. Già, quella è un po' la speranza degli Unicorns of Love, senza dubbio, e è una composizione loro molto più individualistica, se così possiamo chiamarla. Ogni lane è un po' indipendente dalle altre, e speri di arrivare con un leggero vantaggio raccolto da ognuno di loro in quelle fasi di mid game, per poi scatenare quella pressione alla quale ti aspetti che, o meglio, speri che gli avversari non abbiano facile risposta, perché
per quanto una composizione come quella dei Supermassive sia pericolosa e spaventosa quando la vedi correrti in faccia, ingaggiarti addosso, se non hanno veramente le risorse per farle, se sono costretti a giocare più sulla difensiva, allora l'efficacia va a ridursi notevolmente. Ma vedremo, perché per l'appunto c'è sempre la possibilità, come dicevi, di una Nanasic che con questa Nidalee prende il controllo della partita e trova un enorme snowball, di una Zoe che inizia a fidarsi, inizia a one-shottare i fragili bersagli che vedi dall'altro lato, come quella Miss Fortune, un Rakan o quella Lilia persino, e un Twitch che, lo sappiamo, è uno dei migliori hyper carry nel ruolo del tiratore di questa partita, di questo gioco. Quando arriva ai suoi oggetti, quando arriva ai suoi livelli, apre il fuoco in teamfight late game e la backline si scioglie. Signori, ancora una volta, come ad ogni inizio di Best of Five, la visuale ci porta a quella coppa tanto agognata da ogni team presente all'interno di questi mondiali 2020, i due stemmi e finalmente la landa dinanzi a noi per la seconda Best of Five di oggi tra Unicorns of Love e i Supermassive. E come sempre da casa con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo in questo primo game. Hashtag UOL win contro hashtag SUP win. Armut addirittura talmente aggressivo a questo giro, prende direttamente una cometa arcana. Ieri almeno c'era quella presa dell'immortale, se non vado errato, nel matchup contro Renekton, per dire ok, yeah, scambio un po' alla pari, ci saranno questi trade, ottengo un po' di sustain, qua no, qua Armut vuole andare, schiacciare boss, spedirlo fuori dalla sua corsia e costringere tutti gli Unicorns of Love a giocare in funzione di quella top lane. Per adesso però nulla di eclatante, una semplice positioning, forse un pochino più difensivo per i Supermassive, attorno all'orario del red buff. Potevano magari aspettarsi un late invade, un'aggressione con Armut che rimane anche un po' lì, fare un aiuto al piccolo pull per quanto riguarda Cacao. Già, addirittura Snowflower si è attardato su quella metà superiore di mappa per assicurarsi che non ci fosse un late invade e nel caso ci fosse che i Supermassive fossero pronti a rispondere adesso. Mi piace molto anche il lume piazzato in profondità da Gadget davanti al Gromp della giungla avversaria, così che quando Cacao andrà a dirigersi in quella zona di mappa gli Unicorns potranno tranquillamente vederlo e assicurarsi della sua presenza. Ma per adesso il blue buff è evidenziato e sappiamo quanto è importante il blue buff anche per un campione come Lilia. Quindi Nanasic, se riesce a prendere buon controllo della prima fase di giungla, potrebbe cercare anche magari di andare a infastidire l'avversario. Ovviamente la corsia per Twitch non sarà così semplice, non almeno finché non avrà la possibilità di poter rispondere in maniera adeguata ai danni. E in ogni caso col colpo rimbalzante da parte di Zeytron stesso con questa Miss Fortune dovrebbe essere abbastanza facile imporre fin da subito una pressione. Già, assolutamente, la priorità è stata presa senza troppa fatica e Miss Fortune in questi primi livelli, soprattutto contro un campione come Twitch, non fa molta fatica a guadagnare quella priorità di corsia. In top lane abbiamo visto Armut prendersi un po' una pausa, un riposo, sta un pochino più trattenuto nella sua lane. Ogni tanto lancia le sue Q, immagino per adesso, per trovare quelle stack della mana flow band, abbiamo visto le rune prima evidenziate e poter accumulare quindi quel mana per poi raggiungere le stack massima e avere quella rigenerazione passiva gli permetterà di diventare ancora più fastidioso con tutto quello spam di rotelle di roccia che renderanno la vita di boss un po' più complicata. Adesso però Nanasic si sta muovendo verso il lato superiore della mappa, potremmo vedere magari un tentativo di inserimento in risposta a questo cheater recall da parte di boss che torna rapidamente in base, prende quel mantello di resistenza magica per resistere ancora meglio al poke di quel malfight e poi si ripresenta in corsia senza dover sprecare teletrasporto né priorità di lane. Vedremo, per adesso per l'appunto terzo minuto molto tranquillo. Non mi aspetto da parte di Unicorns qualche incredibile genialata, perché il loro team, la loro composizione funziona molto bene in un momento specifico con le giuste power spike, con i giusti oggetti, già almeno un bel primo oggetto inserito nel loro inventario per avere una virtuale 3D per boss, gadget con la madre in rovina, Nomant già con un primo oggetto che possa essere magari il più offensivo possibile. Senza il trasporto. Già, Volulo l'abbiamo visto un po' infastidito in questa fase di corsia. Nomanz l'ha rispedito in base, questo causerà sicuro l'utilizzo del teletrasporto. Nomanz ne ha uno dalla sua, però vorrebbe utilizzarlo, ma con la raccolta di quella spettralità potrebbe addirittura andare a un recall che poi lo riporti in corsia semplicemente di corsa con l'utilizzo di quella summoner spell rubacchiata un po' dai minion. Bloccato però, e qua Nomanz va a coglierlo, per poco quel giavellotto non va a cogliere il bersaglio. Blu fugge verso la parte superiore della giungla, ovviamente al fianco di Cacao, e c'era anche comunque Armut, seppur in modalità richiamo base.
Già, qua purtroppo un po' di priorità perdute da parte di Bolulu, che per interrompere i recall di Nonans si è costretto la Zoe a dover resettare su un timing un pochino più spiacevole, ma ci hai rimesso un altro po' a livello di priorità di corsie, perché con la presenza di Anasik ti hanno zonato da quella mid lane, hai perso un'ondata, adesso andrai a recuperarla sotto torre e ti ripresenterai soltanto dopo con il push. Nomans torna in base scarpe e doppio tomo dell'amplificazione, quindi ancora non c'è quel rush diretto verso il capitolo perduto, ancora non c'erano abbastanza soldi, però un po' di AP in più può renderlo ancora più fastidioso ai danni di Bolulu, che abbiamo già visto prima quanto riusciva a infastidirlo con tutte quelle stelle vaganti. Sì, esatto, anche perché comunque è un Gaglio che punta essenzialmente a oggetti un pochino più utility e da AP soprattutto come danno. Quindi le resistenze magiche si affidano unicamente a calzare del mago, se magari vogliono calzare il mago. Il calzare del Mercurio, qualora volesse proprio andare a negare la maggior parte dei controlli, e il suo scudo passivo. Basta, non c'è altra resistenza magica. Già, vedremo quale sarà la selezione difensiva delle scarpe soprattutto, perché in questa partita... devi avere un po' paura anche di Twitch più avanti, e quindi se vuoi andare per delle scarpe difensive, se non ti interessano i calzari del mago per la penetrazione magica, penso che... Ninja Tabi? No, forse non necessariamente per Galio, però guardando Malphite sicuramente, anche perché a livello di controlli la gran parte dei... stragrande maggior parte dei controlli di Crystal Blob non sono facilmente riducibili dalla tenacia. Ti puoi ridurre l'addormentamento di Zoe e lo stordimento di Alistar con la sua E, ma per il resto knock up di Alistar, knock up di Wukong, quelli non sono CC che delle scarpe di tenacia ti aiutano a sopportare. Vedremo, vedremo. Per adesso Wukong sta tenendo una buona corsia tranquilla, o meglio, al contrario, Armut è molto agiato in questa corsia. D'altronde più difesa riuscirà a mettere, meno Wukong sarà oppressivo, meno sarà aggressivo nei suoi confronti. Ah, per adesso vediamo una partita molto equilibrata, anche il gold è praticamente pari. Analysis qua cerca una leggera invasione, ma è difficile contro Lily a giocare con Ida e con tutti. Ma c'è il resto del team che questo a sua volta arriva subito immediatamente quel flash. L'aggressione però adesso si sposta con un Wukong che coglie il primo tratto del ciclone, proprio il secondo è disponibile da utilizzare sotto la torre nemica. Bolulu, riflessi incredibili, o meglio richiamato immagino anche da Kakao stesso, con quel flash arriva la sua suprema, vita salva. Già, molto bravi qua gli Unicorns a forzare questa aggressione in vantaggio numerico nella giungla avversaria, un collasso totale, c'era anche Santas lì addirittura, che ti fa un po' pensare come mai tutta questa attenzione da parte degli Unicorns su quella metà superiore di mappa. Alla fine è soltanto, stai soltanto cercando di infastidire un po' Kakao, non sei nemmeno con una coordinazione perfetta attorno al messaggero, che tra l'altro arriverà tra 15 secondi. Il messaggero abbiamo visto per gli Unicorns un obiettivo molto importante nel corso dei play-in, quindi una rotazione a un tempismo un po' sfavorevole, perché adesso Santas è rinchiuso su questa parte inferiore della mappa, che dovrà rispostarsi verso quella superiore se vuoi andare a contestare per quel messaggero, quindi un po' un avanti e indietro che non ti va a favorire troppo. Per adesso comunque anche a livello di placcature è tutto molto tranquillo, salvo una placca in corsia inferiore conquistata poco fa da Zaytnot, ma nulla di più. Ripeto, è una partita che dovrebbe andare con uno svolgimento molto cauto, molto tranquillo, per quanto i Supermassive vogliano combattere con quel livello 6. Dovremmo vedere almeno sul drago magari qualche contesa o messaggero prima di un vero e proprio team fight. Già, assolutamente. E il team fight, i Supermassive lo stanno aspettando. Vorrebbero chiaramente aspettare almeno il livello 6 di Snowflower e il ritorno della Suprema di Bolulu, ma anche sulla mid lane. Eccolo qui, arriva il flash, toccate fuga, bravissimo Nomans a ribattere con il proprio flash per bloccare inoltre quell'entrata trionfale da parte di Snowflower col knock-up. Già, purtroppo, come detto, lì niente charm per Rakan, quindi niente da fare, Nomans può tranquillamente sfuggire utilizzando il suo flash e raccogliere quello appena utilizzato da Snowflower per mantenersi quindi ancora più tranquillo su questo utilizzo. Messaggero, si parte, Anasik è lì, non puntualissimo, un leggero minutino di ritardo, ma per i Supermassive rispondere adesso è difficile, senza la ulti di Bolulu, senza un possibile ingresso aggressivo di Snowflower. Vuoi veramente andare a flippare l'aggressione attorno a quell'obiettivo? Si volteranno invece sul drago. Già, uno scambio messaggero per drago, come giustamente avevi appena menzionato, il messaggero molto importante per gli Unicorns. Vedremo come vorranno utilizzarlo, su quale corsia, soprattutto andare ad avvantaggiare e creare risorse aggiuntive.
No, anche perché, come avevi sottolineato, non molte placcature sono cadute per adesso, quindi la minaccia di una prima torre è ancora abbastanza lontana per quanto riguarda le volontà dei Supermassive. World Cup bloccato però qui, Soflower rischia grosso e Santas ci ha provato. Sperava in un possibile proseguo, addirittura Gadget stesso ci sperava con quella Suprema. Attenzione all'aggressione esposta su Armut, forza inarrestabile, utilizzata in maniera difensiva. Nanasic cercava la propria lancia ma non è riuscito a toccarlo. Già, niente da fare, due tentativi di aggressione da parte di Unicorn Soflower che vanno un po' a vuoto purtroppo. Niente di pesantemente speso da parte loro, anzi hai uno scambio di Supreme sulla top lane e addirittura una guarigione baitata sulla corsia inferiore, quindi sei comunque contento di come ne sei uscito a livello di risorse. Peccato, perché entrambe quelle aggressioni potevano essere una chance di un inserimento per un primo sangue a sbloccare questa partita che per adesso è stata incredibilmente silenziosa. 0-0, siamo al decimo minuto. Abbiamo avuto nella scorsa serie una partita che ha visto un primo sangue arrivare attorno al 20esimo, forse 21esimo se non vado errato. Per adesso ci stiamo mantenendo su un percorso simile. Questa volta non c'è quella volontà di attesa, non c'è un Kassadin in questa partita, quindi non c'è quello stesso livello di stiamo tranquilli. Però appunto entrambe le squadre sembrano muoversi con molta prudenza. D'altronde Unicorns la cosa più importante è riuscire a contenere un po' la irruenza, la stravaganza di Supermassive, perché finché riesci a farlo vuol dire che arriverai poi ai teamfight quelli che contano, quelli che vorresti prendere con le giuste risorse, soprattutto senza dei nemici fin troppo avvantaggiati. Dall'altro lato invece i Supermassive vorrebbero combattere, vorrebbero trovare il più possibile, ma quando si presentano sul fronte di battaglia non si presentano invece gli Unicorns. Qui magia di Santas, però Nanasic rischia grosso, l'addormentamento, il taunt e come non detto bullet time e primo sangue nelle mani di Zaytnot. Occhio però Gadget, è invisibile, è a caccia, ma non so quanto voglia andare a infilarsi nella giungla avversaria senza visione. Bella risposta da parte dei Supermassive, sembrava sì, veramente Santas aver fatto il miracolo con quella capocciata a sventare l'engage su Nomans, ma alla fine non hanno fatto altro che voltarsi su Ananasic. Ananasic che purtroppo è esploso con questa Nidalee, ancora molto vulnerabile. E ormai l'abbiamo detto, i giocatori delle varie squadre stanno accumulando potenziale da diversi minuti. E finalmente questo potenziale esplode, viene espresso in questa uccisione. Occhio però a Zaytnot. Forzato il flash, doppi dei trasporti, Bolulu Armut. In corsa arriva la forza inarrestabile, Gadget forzato dal flash, adesso inseguito. Flash ridando il taunt, il knock-up, Bolulu! Fantastica uccisione, questa è la determinazione di cui parlavamo anche ieri. Supermassive, uno lean facile, veloce, senza esitazione, nonostante la guarigione di Gadget. Già, si sono catapultati su quel povero Twitch e Zaytnot decide che ancora una volta, come nella giornata di ieri, Zaytnot ha individuato. A volte si sente un po' in colpa quando gli avversari fanno delle belle azioni e non trovano successo. E allora dice, sai, te la meriti. Ha individuato chi magari meritava l'uccisione. In questo caso, Nomans. Bene. Più superiore, Wukong, grazie a quel messaggero utilizzato precedentemente da Nanasic, si è presa la prima torre. Non arriverà una seconda capocciata sulla seconda torre interna, ma questo comunque è un vantaggio notevole per un Wukong che non ha avuto una corsia difficilissima, neanche la miglior corsia che avresti voluto. Tutto sommato tornerà in base con quasi tutte le componenti per avere più da 3D. Già, questa aggressione è stata molto lineare da parte di Unicorns of Love. L'invisibilità da parte di Twitch per avere poi il boost all'attack speed, il tentativo di ritirata, il flash per fuggire alla Suprema di Malphite, un po' telefonata a Max Range, abbastanza anche facile da reagire, ma poi con il follow-up di Galio che aveva ancora tutta quella movement speed dalla cappa della nuvola del teletrasporto, arriva con il flash, trova il taunt, niente da fare per il povero Gadget. Poi non ho visto come Zaytnot si è attardato, ma a quanto pare sì, era quella volontà di dai, su, tieni una kill, dai, non fare storia. Sì, forse la sfortuna più grande è che non ci fosse Gadget lì nelle vicinanze per raccogliere quell'uccisione. Sì, quello chiaramente è un peccato. Però già darlo a Zoe, non ne sei triste. Un Ludeneco già nel suo inventario, insomma. Potrebbe creare, anche perché è Nomans, quindi insomma non è proprio il primo arrivato. Quindi potrebbe creare delle belle interazioni con una bella bolla della nanna, avere quei danni iniziali che vanno a smezzare con una unica sfera vagante la vita del nemico. Già, assolutamente. Per adesso puntare ai bersagli fragili è chiaramente la cosa ideale, ma stiamo ancora in una fase di partita dove i tank possono
non, possono essere non soltanto tank, ma anche minacce concrete. L'abbiamo visto, se Arb riesce a saltare in testa a Gadget, Gadget non può ucciderlo da solo, quindi avrà bisogno dell'aiuto della sua squadra. Adesso la contesa è al drago, si lanciano dentro, Garry Smite, l'Anasic la vince, facile e veloce, arriva comunque col doppio charm all'entrata di Bolulu, ma bellissimo l'ingresso da parte comunque di Boss, bullet time in ogni caso con la seconda attivazione del ciclone, ma Gadget trova una fantastica uccisione, l'Anasic insegue, trova anche il di Cacao che d'altro canto mette a tacere Boss e adesso avrà la doppia uccisione e guardalo Gadget libero di potersi prendere una triplo uccisione, l'Anasic in double kill contro Armut, signori. Eccoli qui gli Unicorns of Love che esplodono nel team fight come non mai. Wow, carneficina già al 15° minuto. Gli Unicorns of Love calpestano i Supermassive, rubano il drago, prendono le kill, sbattono la porta, sbattono la porta e se ne vanno. È come se se ne vanno. Sono partiti ormai gli Unicorns. Che fight, che azione e che successo. 3 kill su Twitch, 2 su Nidalee. E i carry iniziano a bere il succhino della vittoria. Guarda questi score, guarda questi score che c'erano poche cose dorate, poche taglie. Adesso siamo arrivati già con 3 taglie in faccia a quelli che contano. Già, Ananasic molto bravo, arriva, smita, ruba. Snowflower che purtroppo non arriva in lontananza e qua ha fatto veramente un gran lavoro Boss in combinazione con Santos in questo ingresso in profondità per zonare Armut e Zeitnot, costringere quelle due supreme da Wombo Combo a essere utilizzate sulla frontline e questo ha lasciato Gadget e Nomans poi a piede libero a fare il DPS. Una cosa che adoro di Gadget con questo Twitch è il fatto che ogni volta dopo aver utilizzato un'uccisione sfrutti del reset del cooldown dell'invisibilità per riattivarla, non tanto per andare in stealth ma per avere quel bonus all'attack speed quando ne esci, così da mantenere il suo DPS continuo e pesantissimo in ogni fight. E in ogni caso vai a bloccarlo, ma attenzione su Gadget, l'aggressione! Mio Dio! Cosa speravi di fare? Cosa speravi di fare? Ha una lama di rovina, è più aggressivo che mai e l'intero team converge facile per dare una seconda doppia uccisione. 5-1-1, parlavamo di score, guarda Gaga. Ora Gadget torna in base con un sacco di gadget. Go go Gadget, go, ai, go ai, gadget. Ai. Questo è un altro durissimo colpo a Gadget che sbuca fuori dal nulla e questo è... Già. Questo deve essere una mancanza di consapevolezza a del quello campione. Che vuol dire giocare contro un Twitch. Già. E mi sorprende un po' francamente che i Supermassive non abbiano dato così tanto rispetto dopo averlo bannato nella serie di ieri così tante volte le mani dei Mad Lions, ma Gadget si è dimostrato un Twitch molto più efficace di Karzi nel corso dei play-in. Questo è stato un 1v2 pulito e soltanto poi con l'ingresso dei suoi alleati è arrivata la seconda uccisione, ma diciamolo, sarebbe non c'era nemmeno bisogno. Snowflower, Snowflower quella è stato soltanto per dare l'assist a Boss e Santos. 2v1 e un 2v1, allora ok, hai già un oggetto, ma anche dall'altro lato di Sfoscia un oggetto ed era un sì. in due. Sì. Quindi non ci sono scusanti. Ha fatto veramente un outplayata incredibile grazie anche a quell'invisibilità. Ancora una volta su Zetlot, molto bravo Gadget, guardalo il movimento che va a utilizzare. Bloccato Nomads in quella stasi, arriva il taunt e alla fine dovrà cadere tutti i colpi proprio di Zetlot. Il Gadget purtroppo non ha il tempo necessario per poter aggredire l'intera composizione, ma guarda Boss intanto, già, sono volta, in 5 mid. Questa volta Gadget deve rispettare il fatto che non abbia nessuno che può concretamente proteggerlo dall'essere a diretto contatto con gli avversari, perché questa volta non c'è Boss che sta distraendo Armut e Zeitnot, non c'è Santas che si butta in mezzo, semplicemente c'era Nomans che si stava prendendo gli schiaffi in faccia e Gadget è lì che dice va bene, io posso fare un po' di DPS dove arrivo con la ulti e con il range aumentato, però non posso espormi per andare a cacciare le uccisioni, quindi accettano il fatto che Nomans sia stato preso fuori posizione, lo sacrificano, ma si prendono comunque una torre interna in corsia superiore e un teamfight che sì, dà qualche risorsa ai Supermassive, ma come vediamo la curva del gold ancora ampiamente più a favore degli Unicorns. Più che altro è stato vantaggioso per gli Unicorns, dove hanno indebolito la composizione in un momento dove comunque obiettivi non ce n'erano, in 5 in corsia centrale, e questa ha garantito a Boss una seconda torre interna. Yep. E Gadget ancora una volta gioca con la visione in maniera veramente precisa. Adesso che ha pure completato quell'uragano di Runan, diventa ancora più pericoloso anche in quei fight. Non è per tutti qua, ora può elargire il proprio amore a tutti quanti, giustamente. Assolutamente. L'abbiamo visto, già con quell'azione sotto la torre in corsia inferiore, si inizia a notare un po' quella... Non voglio dire mancanza di rispetto, perché non penso sia una cosa consapevole. Non penso che Zeitman abbia detto
Sì, dai, Twitch potrebbe essere qua, ma pazienza, se arriva lo uccidiamo. Perché poi non è stato affatto quello che è successo. Penso fosse semplicemente un... Ah, diamine, sputando fuori un Twitch, non mi ero reso conto che poteva succedere una cosa del genere, improvvisamente sono morto. Che è una cosa che vediamo molto spesso in solo queue, ad esempio, dove campioni con l'invisibilità vengono trattati come se non ci fossero sostanzialmente, ma avere un campione come Twitch, ma anche come Evelynn in determinate circostanze, aggiunge quel livello di pressione addizionale dove non sei mai da... devi sempre dare per scontato che con Twitch possa essere accanto a te. O meglio, che non ci sia, perché tu non la vedi e basta. Questo è il discorso. Ma attenzione, perché Bolulu in flank va a prendere il taunt e a trovarlo con un ottimo knock-up. I danni carini, simpatici, okay. Ma no, no, direi proprio di no. Però qui Santas si immola e alla fine purtroppo verrà trovato con una doppia uccisione per comunque Cacao. Il duo top support continua a fare d'ottimo peeling, ma alla fine Gadget era ben lontano per poter rispondere anche a quegli altri danni. Già, un po' spiacevole il fatto che Santas e Boss ancora una volta si tuffano nella backline avversaria, cercano di creare un po' di caos, un po' di scompiglio. Alla fine finiscono per morirci entrambi senza prendersi un'uccisione, però vediamo diverse summoner spell spese, entrambe quelle di Zyphon, vediamo questioni di Snowflower, tutte quelle ulti in risposta a quel tentativo di dive in. Quindi era semplicemente una situazione del Galio ha cercato il flank su Gadget e si è molto rapidamente reso conto di non avere nemmeno lontanamente i danni necessari per ucciderlo. Gadget anche lì lo avrebbe ucciso da solo. Il fatto che sia Nomans che Anonasic fossero nelle vicinanze per dargli una mano è stato semplicemente il condimento su quella che era già una succosissima kill. Diciamo che non era necessario, ecco. La torre centrale non vuole cadere, per quanto Unicorns stiano dettando il ritmo e quant'altro della stessa mappa, della stessa partita, con un secondo drago conquistato comunque in precedenza. E qui vediamo per l'appunto quello che è successo. Già, quel tentativo di engage, minacciare la kill su Zyphon, che purtroppo riesce a sfuggire con un briciolo di HP e rispondere poi con la sua suprema, che permette le uccisioni, la doppia uccisione di Cacao su Santas e Boss. Quello è stato comunque un vantaggio per i Supermassive, non qualcosa dal quale i Supermassive emergono vittoriosi, contenti, soddisfatti. Deve essere una costante e non so quanto riusciranno a farlo, perché per adesso Gadget si sta pintando sempre di più tra farm, tra kill, adesso sta correndo addirittura verso un frammento di infinito che aggiungerà quel kick in più al suo DPS. Sì, c'è anche da dire che quando esce fuori dall'invisibilità con It's Me è un po' creepy, effettivamente. Un po' inquietante. Perché non ricordo? Ha una skin di Halloween? Fammi pensare. Allora, io... Cioè, il cavaliere. Io ho un piccolo fun fact, intanto. Oh, io sono stato per moltissimo tempo un one-trick Twitch. Quando Twitch aveva ancora... Quando era pre-rework. Ah. Quando c'erano okay. 50 secondi di invisibilità al rank okay, 5 okay. dell'abilità. Simpatico, sì, sì. E poi mi sono un po' mantenuto dopo il rework, ma l'ho abbandonato. E Twitch ha la Kingpin Twitch, ha quella dei giochi sportivi invernali. Vero. Ha quella, questa qui, la Crime City. Ha quella medievale, ha quella del topino. Attenzione. Qui unica degna di nota semplicemente che c'era un bocciolo esplosivo, quindi la Suprema di Cacao ha poco servito. Suprema anche di Snowflower utilizzata a buono. Prego, oh, peccato. Non ricordo, mi sembra forse ce n'è un'altra, ma non la ricordo. Ma però quindi non credo ci sia quella di Halloween. No, penso di no. Già, e non l'avrà nemmeno quest'anno, perché abbiamo visto ieri c'è stato l'annuncio delle nuove skin. Belle, davvero molto belle. Tra molto grande, molto grande. Io sto tenendo quella draconica di set che... Quella sembra veramente, veramente, veramente interessante. Quella è delicious. In ogni caso adesso vediamo cosa vogliono mettere in tavolo i Supermassive, perché a differenza di ieri adesso hanno veramente una situazione critica contro, perché non è quel vantaggio con il quale la semplice aggressività ti può ricompensare come è stato per i Mad Lions. Quando erano loro in vantaggio i Supermassive hanno trovato gli ottimi teamfight. Poi si parla del fatto che gli Unicorn ti stanno semplicemente tenendo al guinzaglio. Santas dentro, triple lock up insieme a quello di Boss. Oddio, quella lancia! Zytrot bloccato, Armut forte e arrestabile. Facile però per Gadget uscire fuori con il flash e massacrarlo. E alla fine però sarà comunque Boss a ottenere l'uccisione su Armut. E questo era quello che dicevo. Guardalo lì, Gadget minaccia, Bolulu non può fare niente. Questo è quello che stiamo facendo. Yeah. Ti tengono al guinzaglio, quello che usi, basta male.
Wow, Unicorns of Love molto puliti nell'esecuzione di questo teamfight, un ottimo engage sulla backline, Gadget era pronto, stava aspettando quella ulti, appena l'ha vista partire, oh, sì. Torero perfetto, Ole si porta via con il flash e poi mitraglia su Armut, queste quindi sono due uccisioni comode comode su carry, su top lane e si trasforma in un Baron. Io voglio spero che la regia segua Gadget questa volta sul movimento. Io però anche il giavellotto della lancia di Ananas che sta bellissima. Tra tutto preciso e quel flash veramente sì. Veramente clean. Purtroppo questa è la debolezza di Malphite. Sei un'abilità di campione e se va a segno bene, se non va a segno gloria, se non va a segno sei un da polpetta sostanzialmente. Sì, sei una roccia. Sì, una roccia. Stai lì fermo, sì. Tanchi. Se, effettivamente, se ci pensi, la roccia. Sei in montagna, sotto, sì. Ti piace anche andare molto alto, sì. In montagna, così scappare anche a me, tra l'altro. Vedi una roccia in lontananza. Bello. Non ti puoi allarmare, però è una roccia, insomma, non certo. Si muoverà mai dalla cosa vuoi che succeda, ma è quella roccia. Ma se quella roccia viene lanciata, allora diventa pericoloso. Questo già. È Malphite, essenzialmente. Già. È una roccia, finché ecco non si muove, lancia. Si lancia dentro, c'è lo charm, buono il bullet time. I danni però non bastano. E adesso con Gadget bloccato, un doppio shutdown. Ottimo, ma il teamfight sembra comunque volgere a favore Unicorns of Love. Sì, qua purtroppo i Supermassive hanno tirato tutto in testa a Gadget, che ha pure guadagnato tempo con la stasi sopra i danni della Suprema di Zeitnot, nel mentre Noman's Boss e Ananasic non puoi dimenticarti tempo. Dei loro danni. Ananasic ha praticamente solo killato Polulu sul retro di quel teamfight. Wow. Attenzione però, arriverà in Ananna. Forzato al flash, c'è un teletrasporto a parte di Armut. Normans rischia grosso. Dentro però ancora una volta con la sua Ananasic su Kakao. E adesso Zeitnot i danni tra boss. E poi arriva la stravagante, ma sarà comunque double kill per Ananasic. Questi sono Unicorns of Love. Come fai a non amarli? Come non amarli? Ananasic questa azione. Wow! Un Italia 6-1-5. Ok, abbiamo detto tanto Twitch, ma Ananasic sta veramente smurfando in questo. Perché quando Gadget era troppo lontano, perché Gadget fa una kill su Armut il più delle volte. Sì. Perché è quello che si lancia. Il resto però è Ananasic che si fa 2 kill, 3 kill, 6-1. Pazzesco. Wow. E tutto questo nonostante sia andato per una build che è comunque concentrata sull'essere più supportivo per i propri Pierre Carry, che è un vero assassino. Anche perché l'efficienza di questa build è sempre maggiore. Un oggetto del genere ti dà un sacco di statistiche per il suo costo molto basso e aggiunto un sacco di utility quando hai degli Hyper Carry sulla squadra. Quindi sicuramente un'ottima scelta. Ma poi vediamo già quella rotazione verso il velo della Banshee. Quindi sì, resistenza magica per supportare meglio Lilia, per supportare meglio Galio, per supportare meglio Malphite. Però sono anche un bel po' di danni che si aggiungono. I Supermassive li stanno iniziando a sentire. Zanne e artigli. Ananasic sta lasciando il suo marchio su questa partita. Sì, più che altro in generale proprio a livello di efficienza per costo e utilizzo che ne fai. Perché non è soltanto il danno grezzo, ma il fatto che col velo della Banshee puoi andare a bloccare uno dei primi controlli, magari se riesci a inserirti fin da subito nella backline. Insomma, sono un valore aggiuntivo, ecco, quando hai contro una comp da controlli. Assolutamente. Io credo che, non so se faccia, la regia abbia aumentato a dismisura solo il volume della voce di Twitch. Perché ogni volta che parla mi partono 20 decibel. Wow. No, Twitch è molto vocale. Ci sono alcuni campioni che parlano veramente un sacco. La molestitudine, questo è il termine italiano. Twitch... come oh, Sion. Sion, Sion no, Mecha. Allora, sai cosa? Ci sono due cose. Perché ci sono i campioni che parlano un sacco per tutti. Per esempio Twitch, che ogni volta che esce, lancia, dice qualcosa. E dice, e anche quando non stai giocando Twitch, stai zitto, ti prego, stai zitto. Basta. Cap su Armut, polverizzatore, arriva lo stordimento, ma non vogliono veramente attaccare. E poi ci sono i campioni che invece parlano molto, ma soltanto per tu che li giochi. Ieri ho fatto una partita con... lo dico dopo. No Flower, Gadget, il shock-up da parte di Bolulu. Mio Dio, Gadget, sì, muore. Bolulu, ottima interazione, ma adesso deve soltanto fuggire, prendere tempo, perché intanto la frontline boss e Santas stava crollando. Questo è un buon front-to-back da parte di Supermassive. Sono
riusciti a spezzare in due il fronte, due fronti che gli stessi Unicorns non sono riusciti ad estaggiarsi così bene come avrebbero voluto. Gli Unicorns li vedo molto rilassati sull'esecuzione di questi teamfight, stanno concedendo sacrifici agli avversari. Volete andare su Gadget? Prendetevi Gadget. Santas, vai a buttarti in mezzo agli avversari, in mezzo alla backline, sacrificati per loro brere. Sì, ma questi danni sulla torre lo vincono loro, sempre. Ma questi danni sulla torre tra Nanasic, persino Noman si è dato attacchi. Adesso Armut senza quella suprema può fare ben poco. Boss, il ciclone non è ancora disponibile, manca ancora un quarto, ma si destreggia molto bene con i danni. Un buon front to back, il tritico però deve ritirarsi a breve con l'arrivo di Zaytonot e poi... Ok, si è mossa, semplice. Sì, per schivare la bolla della Nana, Noman appena l'ha visto iniziare a canalizzare, ha lanciato quell'abilità e Zaytonot ha dovuto immediatamente cancellarla. Altrimenti molto bravo. Rischiava che arrivava un giavellotto e Zaytonot tornava bella, in base. La cosa bella è stata che Zaytonot si è mosso ancora prima ancora che si cancellasse la suprema. Sì, è stata una cosa proprio istantanea, una reazione fulminea. Ottimo engage con la parte di Sofar, purtroppo il follow-up non c'è stato perché Armut era addormentato, Galio sì è arrivato con la ulti e in due sono riusciti a uccidere, ma di nuovo scambiando la loro vita per quella di Gadget, e non è veramente qualcosa che puoi permetterti di fare quando abbiamo detto alla fine Gadget non è a parte che i danni fa, è comunque secondo in danni in quel teamfight e comunque ormai non è nemmeno più lui il carry primario della squadra. Abbiamo visto Nidalizzo e adesso anche Wukong, quando riesce a trovare gli inserimenti giusti, fare una marea di DPS. Gadget è goloso. Vedremo. Perché è una di carry, perché è immobile, perché è un hyper carry, vedi tutti quei suoi oggetti, vedi tutte quelle kill e dici io non posso ucciderlo così facilmente, gli salto in testa, lo schiacciamo, lo ammazziamo. Va bene. Spesso per farlo devi ignorare completamente il resto della squadra e non è qualcosa che puoi permetterti di fare in questo momento. Più che altro, oltre ad essere goloso, credo che sia anche l'unico che in condizioni ottimali possa fare 1v5. Se messo in una buona situazione di kiting con un buon range, supreme già magari utilizzate, ti può massacrare tutti quanti tranquillamente. Mentre invece magari per boss, sai, puoi provare a kitare. Puoi cercare di giocare con la tua frontline. Comunque, prima che scoppi l'aggressione finale, stavo dicendo Aatrox, si era giocato un game di Aatrox. Parla veramente Dio. Un sacco, delle frasi lunghissime, non so come facciano i player a sopportarlo. Anche se a me, cioè, è vergognoso. Attenzione però, arriva subito il flash, si converge completamente su uno Zaytonot bloccato comunque da Santas. E questo è fondamentale perché non puoi fare danni su boss, non puoi fare danni su Santas. Mentre Armut cercava con il suo pedigree la forza inarrestabile e i danni adesso da parte di Gadget si iniziano a far sentire. Andranno a cadere uno dopo l'altro, così come le torri del Nexus e il Nexus stesso. La prima partita in vantaggio, Unicorns of Love. GG, game 1 portato a casa, un ultimo teamfight che qui riassume molto bene il risultato di quello che abbiamo visto in questi teamfight finali. Hai tre grandi risorse se sei Supermassive. Hai la ulti di Rakan, hai la ulti di Galio, hai la ulti di Malphite. Puoi usarle per difendere la tua backline o per attaccare Twitch. Se attacchi Twitch, spesso ci muori perché devi tuffarti in faccia su di lui, lo uccidi e poi Zoe e Nidalee ripuliscono. Se difendi la tua backline, Twitch è vivo. E Twitch l'abbiamo visto in quell'ultima fight. Evita la ultima fight ancora una volta con il flash e poi è libero di fare il suo DPS. E non c'è niente da fare per i Supermassive. Un primo game dove vengono schiacciati dagli avversari. Unicorns of Love molto selvaggi, molto sporchi in questi teamfight, ma molto consistenti nel portarsi a casa, infine, la vittoria. E questo è un ottimo primo passo nella serie, perché l'abbiamo detto, il primo game della serie di ieri aveva un'impostazione molto, molto simile con quei Supermassive, con queste composizioni da engage, da all-in, dove loro avevano l'opportunità di dire ok, adesso fightiamo. Ma non sono mai arrivati al punto in cui dicessero siamo in vantaggio? Fightiamo! Era sempre un... immagino che cerchiamo di eliminare il carry fiddato di loro, proviamoci, perché altrimenti il fight è perso. Sì, detto questo però, Unicorns hanno giocato molto bene ed era un po' quello che immaginavo contro una composizione contro quella dei Supermassive. Meno inclini a combattere nel fango, Unicorn, più al combattiamo, ma lo facciamo in maniera comunque ponderata. Anche prima abbiamo visto, prima di quel enorme teamfight, hanno fatto una toccatina, hanno fatto un po' di colpi, un po' di trade per vedere se boccassero all'amo, perché in realtà adesso erano i Supermassive a poter cadere nel bait del combattiamo, dobbiamo fare cose per forza. E io sono veramente curioso di vedere il grafico dei danni di questa partita, perché Zoe immagino sorpasserà molto un po' tutti con il suo però poke dalla distanza, con il suo continuo DPS anche al di fuori dei teamfight. Vero. Però abbiamo visto ormai in diversi fight, sì, ok, quelli dove Gadget prende il via e smitraglia i carry avversari, li scioglie
bene. Però Ananasic, incredibile performance in molti teamfight, va a ripulire con precisione chirurgica, rimuovere i bersagli precisi di cui hai bisogno. Anche lo stesso boss ha avuto dei dive-in con Wukong, che alla fine tra tutti quegli avversari, tra supreme doppie, proc di conquistatore, eccetera, eccetera, immagino un po' di danni li abbia accumulati. E dire che tutto è iniziato con addirittura con la morte, quel primo sangue nelle mani di proprio di Zaytnot. Ai danni di Ananasic. E penso sia stata la sua unica morte alla fine della partita, perché ha passato la maggior parte del game a trovare successi a destra e a manca. Veramente difficile sfuggire da una Nidalee che a un certo punto era uscita fuori da controllo. No. Io più che altro, per quanto riguarda boss, conterei più le volte in cui è andato in dive-in ed è riuscito a sopravvivere. Perché sono quasi il doppio, probabilmente, delle sue morti. Quindi il fatto che sia riuscito a essere così consistente con i suoi controlli, con questo maledetto Wukong sempre addosso, anche solo per bloccare Armut e Bululu il più delle volte, non soltanto Zaytnot, poi andare magari su Zaytnot e riuscire a sopravvivere, è un valore aggiuntivo incredibile. Già, assolutamente. E questo è un po' quello che va a premiare una squadra che è riuscita a identificare bene il punto di forza avversario. Perché i Supermassive, se guardi la loro composizione e guardi un po', ripensi alla serie di ieri, hai già visto delle scene in cui loro partono l'aggressione, gli avversari sono in un punto, tirano tutto addosso e quel tutto che hanno è schiacciantemente necessario e direi anche sufficiente per portarsi a casa kill, teamfight, eccetera, eccetera. Il grande punto di forza di Microsoft Lobby in questa partita è che dicevano: ok, questo è un teamfight, no, questi sono due teamfight. E tu scegli in che lato del teamfight utilizzare le tue supreme. Perché ogni volta vedi le ulti di Malphite, la ulti di Rakan, la ulti di Galio, che non arrivano tutti nello stesso posto. Sei costretto a dividere le tue attenzioni e quindi quel potenziale di wombo combo non arriva mai alla sua massima espressione. Guarda qua, Rakan, Galio, solo backline. Malphite al difendere i propri carry. Zaytnot per cercare di sopravvivere senza nemmeno riuscire a ultare. Non abbiamo mai visto un fight dove arriva l'ulti di Malphite, arriva l'ulti di Rakan, arriva l'ulti di Galio, arriva l'ulti di Miss Fortune e i Supermassive si sciolgono. E gli Unicorns, perdonami, si sciolgono. Perché gli Unicorns erano sempre divisi, separati. E hanno impedito ai Supermassive la loro wombo combo dei sogni. Essenzialmente non c'è stata una vera e propria possibilità da parte dei Supermassive di riuscire a ribattere. Leggo i danni, però. Guarda, per l'appunto. Non così drastici come mi sarei immaginato in realtà. Pensavo che Zoe avrebbe fatto un distacco molto più grande, ma quel Twitch in seconda posizione e, come sottolineato, Nidalee, che addirittura va a sorpassare Wukong, nonostante il suo pattern di danno sia molto diverso. Io però ho uno shoutout a Lilia, per quanto ovviamente sì, i suoi danni, è ovvio che sia un po', tra virgolette, avvantaggiata, perché alla fine, avvantaggiata e avvantaggiata, ma è pur sempre così fragile, quindi... Già. Insomma, devi destreggiarti comunque dentro un teamfighter per poter fare quei danni away, perché sennò non sì, li fai. Diciamo, Lilia è un campione con cui farmare danno è abbastanza facile, vero? Ma devi stare attento appunto a poterlo fare. E aiuta un po' il fatto che il più delle volte gli Unicorns puntassero la backline, puntassero la Miss Fortune a bloccare quella wombo combo, e Lilia spesso era nelle vicinanze, quindi finiva nella prima combo, ma non era sotto pesante aggressione da campioni come quel Twitch o quella Zoe o quella Nidalee, quindi non veniva immediatamente esplosa. Poteva fare un po' di danno sulla frontline, su Alistar e su Wukong, prima di poi rimanere a bocca asciutta in un teamfight che ormai era sfuggito dal vero controllo dei Supermassive. Quindi sicuramente sì, già il fatto che sia riuscito a fare così tanti danni in questo primo game è una lode, ma ovviamente, guardalo, game 1. Ah, la faccio un po' da Twitch, in effetti. C'ha la faccio un po' da gadget, un po' tutto. E un match incredibile, 8-3-7, con un KPI di 71%, un 23% di damage. Buono, se permetti. Alla fine abbiamo visto il danno totale di tutta quanta la squadra, ed era molto bilanciato in realtà. Già. Anche il fatto che per appunto Zoe non fosse così avanti rispetto agli altri, fa ben capire come comunque quei danni siano stati ben distribuiti all'interno della squadra. No, tutti facevano tutto. Quella statistica gliel'hanno un po' intata i compagni. Il fatto che Ananasic abbia fatto così tanti danni, il fatto che Boss abbia fatto così tanti danni, quello poteva anche spingersi verso un 27-28. Sì, no. Se il resto della squadra... Se i tuoi compagni fanno danno prima delle tue stelle vaganti, insomma, sì, la vita dei nemici è quella. Il danno lì si va a calcolare. Se quello c'ha 1000 HP e me ne tolgono 500, ne posso fare massimo 500. Pazienza. Di più non ne posso inventare. Pazienza. Detto questo, però, prima partita di questa Best of 5 è già elettrizzante, perché i Supermassive si trovano ora già con un passo ben diverso rispetto a ieri contro i Mad Lions. Vedremo cosa riusciranno a fare, ma come sempre una piccolissima pausa e torniamo qui su BG Esports. A tra poco.